Alla lettura della sentenza, 2 anni di reclusione per mancata custodia di armi, Vincenzo Iaquinta urla davanti ai giudici del Tribunale di Reggio Emilia. È il primo grado del processo Emilia, il più grosso procedimento contro la 'ndrangheta nel nord Italia. Iaquinta viene condannato per possesso di armi e regolarmente denunciate, ma cedute al padre Giuseppe, sul quale pendeva un provvedimento che gli impediva di possederne per presunti legami con esponenti mafiosi. Condanna alla pena di anni 19 di reclusione. La condanna del padre di 19 anni per associazione mafiosa, mentre per il campione del mondo 2006 ex di Udinese Juventus l'aggravante mafiosa cade. E mentre l'avvocato Carlo Taormina fa sapere che ricorrerà in appello, Iaquinta all'uscita dal tribunale sfoga tutta la propria rabbia. Perché sono calabrese, perché sono di Cutro, io ho vinto un mondiale e sono orgoglioso di essere calabrese. Ma non abbiamo fatto niente, perché noi con la 'ndrangheta non c'entriamo niente, niente! Ma hanno rovinato tutto, senza aver fatto niente, senza aver fatto niente, senza aver fatto niente! Io sto soffrendo come un cane 4 anni, sto soffrendo! E se ne ha fatta giustizia su di noi, se ne ha fatta giustizia!